mentre troviamo Simone. Che? Dove? Ah, sì, no, in provincia di Perugia. Simone! Buongiorno, conigli, buongiorno. Caro Simone, qualcosa che ti sfiorò. Sì, però dovrei darvi una brutta notizia. Daccela, va, tanto. Purtroppo da 3 giorni le giornate si stanno accorciando. E perché? Di già? Eh sì, funziona così. In che senso, scusa Simone? Dopo il solstizio si ritorna, calano le giornate. È già un pochino, dai. Simone, ma tu ci hai chiamato per intristirci, abbi pazienza. È inesorabile, sì, sì. Vabbè, che cos'è che ti ha sfiorato, allora, oltre che la tristezza? Mi ha sfiorato un enorme coccodrillo in Kenya. Un coccodrillo? Questo non è bello. Esatto. Che ci facevi in Kenya intanto? Sto facendo un safari nel parco Tsavo Est, uno dei parchi più importanti dell'Africa. Sì. E c'era in una palude 2 coccodrilli che erano lì da un'ora proprio. Avevamo pranzato là e io credevo che fossero imbalsamati. Allora, siccome ho l'hobby della fotografia, mi prendo la mia reflex e vado a fotografarli. Faccio un passo pian piano sempre più vicino finché vado proprio vicinissimo. Ho fatto dei primi piani eccezionali. Però a un certo punto uno dei 2 simpatici rettili, sì, evidentemente scocciato dalla mia vicinanza, ero veramente a un paio di metri, non di più, mi ha dato uno strazzone incredibile con le mandibole cercando di inserire la mia testa fra Vedi? Inserire la tua testa tra le sue fauci. Questo era il progetto. Fotografa ste tonsille, voleva dirti. Simone, perdonami. Però questo succede, e io sono dalla parte del coccodrillo, scusami se lo dico. Perché anche l'essere umano, quando ti fanno le foto, ti scocci. Sì, ma non so se Lele Moro o Fabrizio Corona abbiano mai rischiato qualcosa del genere. Purtroppo no. Eri paparazzo. Lo so, però diciamo che ho ancora in mente il vento che queste enormi mascelle hanno creato. Non vi dico la sensazione. Però la foto ne è valsa la pena, ve l'assicuro. È straordinario. Mandacela, ti prego, a coniglio@rai.it. Cioè, l'aspettiamo. Hai avuto il coraggio di scattare momento. A scattare in tutti i sensi, proprio. Sì. Ho scattato in tutti i sensi. C'era tutta la gente che guardava, ormai non potevo tirarmi indietro, no? Quindi hai fatto la tua figura di italiano coraggioso. Esatto. Va bene. È sempre così. Aspettiamo la foto, mi raccomando, Simone. Ciao.